È arrivato il giorno della presentazione della lista, 24 nomi, scelti come, Erika Martini? Allora, noi abbiamo cercato, ovviamente per essere fuori dal coro, come io dico sempre, 24 persone, professionisti, mai stati candidati e non in nessuna amministrazione precedente. Abbiamo oltretutto veramente anche compiuto un'opera di avere queste persone non solo nel centro di Sanremo, ma con attività anche in quasi tutte le frazioni e abbiamo presenti nella nostra lista anche candidati di comunità particolari presenti nella nostra città. Quindi questo era il nostro obiettivo, essere veramente la lista col popolo che potesse essere anche presente sui territori e dialogare veramente anche dopo le elezioni con i cittadini di Sanremo. Una lista eterogenea, quindi sia sul piano geografico, per fare grande attenzione non solo al centro ma anche alle frazioni, ma anche alle comunità con persone che sono di origine straniera. Assolutamente sì, siamo andati proprio nelle comunità, abbiamo parlato con loro, ascoltato loro e abbiamo dei candidati della comunità peruviana, ecuadoregna, sudamericana, così anche della comunità rumena. E non nella nostra lista ovviamente, ma in appoggio con noi nel nostro team, quasi tutti i rappresentanti dagli islamici a tutte le comunità presenti sul territorio. Ormai manca meno di un mese al voto, come si sente in questa veste nuova per lei di candidata sindaco? Ovviamente mi sento un pochino veramente fuori dal coro e soprattutto sono fiera comunque di essere diversa da loro. Siamo una lista sola di 24 candidati, quindi ovviamente non possiamo combattere con i numeri di certi candidati e nemmeno con le cifre loro con le quali si sono presentati a questa elezione. Però siamo sul territorio, contattiamo la gente, non lasciamo nessuno escluso e quindi siamo per conoscere e farci conoscere sempre nella città. Per terminare, perché dovrebbero votare lei la sua lista che ho già presentato? Allora, intanto sono l'unica donna in mezzo a sei uomini che concorrono per il potere. Io vorrei concorrere per i valori forti e quindi mi raccomando una cosa, niente astensionismo inutile, non date il vostro destino in mano agli altri, quindi votatemi, crociate indipendenza, fidatevi delle persone fuori dal coro e diverse da loro.